quello che penso abbia influenzato molto questi ultimi anni è l'aspetto tecnologico, cioè grazie alla tecnologia siamo riusciti a raggiungere dei livelli anche performativi che prima non si sarebbero mai potuti pensare. Devo dire che avendo avuto da circa 20 anni appunto un'esperienza con Lorenzo, la voglia c'era di modificare il concerto in senso così totale, di performance totale, cioè Lorenzo è uno con cui mi riferisco a lui perché è il personaggio con cui appunto ho lavorato 20 anni. Lui ha sempre voluto introdurre nei concerti degli elementi che potessero essere scenografici, di scrittura dello spettacolo, che si avvicinavano più a una rappresentazione totale, che non fosse semplicemente l'esecuzione musicale, no? E quindi le prime volte c'erano fisicamente sul palco, abbiamo portato fisicamente sul palco un mini campo da basket, si cercava di interagire con i musicisti entrando con delle biciclette, cioè c'era un aspetto molto teatrale, aiutato da una tecnologia limitata che poteva essere quella delle luci in quel momento lì, si potevano avere dei laser, le luci, era affidato tutto a questo aspetto abbastanza oggi rudimentale, che ti faccio una citazione che conosco anche molto bene, i Pooh, con cui ho lavorato, se tu pensi che i Pooh hanno usato quasi per primi un impianto luci straordinario per i tempi in Italia, e anche questi fumi che aiutavano sia la lettura delle luci che il disegno luci, ma anche entravi in un'atmosfera proprio da palazzetto dove c'era questa dimensione onirica in cui veniva usato questo fumo, anche in modo esagerato, esasperato. Con Lorenzo invece si è sempre cercato di esprimere qualcosa in più, proprio per un po' il contenuto dei suoi spettacoli, il contenuto dei suoi testi, ma anche la voglia di muoversi sul palco. Quindi si erano create, ti potrei citare, il tentativo più riuscito e anche più dispendioso dal punto di vista delle energie, che però ha dato un grandissimo risultato a livello di pubblico, fu il tour dell'albero, cioè a quel punto il palco era centrale e il palazzetto, quindi questa pedana centrale tonda collegata con un altro palco a fine palazzetto dove c'erano i musicisti, ma ecco, in questa pedana noi avevamo creato una grandissima struttura gonfiabile che a un certo punto creava questo albero gigantesco in mezzo al palazzetto. Una premessa per dirti, tecnologicamente oggi questa cosa ci viene quasi totalmente risolta, a parte i profumi, dalle tecnologie. Per questo che in questo tour siamo riusciti a realizzare, in questo ultimo tour, il mezzo digitale ci ha consentito di interagire con il movimento di Lorenzo, con tutta una serie di video installazioni all'interno del palazzetto, che ci ha reso tutto molto più semplice. Però è sempre stata un'esigenza di ricercare qualcosa che andasse oltre la performance del musicista che si pone lì di fronte a un pubblico che ascolta, che è una grande emozione, ma che oggi trovo che non è più sufficiente per raccontare tutta una serie di cose che l'artista vuole raccontare durante il suo concerto. Diciamo che per tre aspetti appunto, quello veramente creativo, quello commerciale e quello del rapporto con l'artista, secondo me sono interessanti questi. Il rapporto con l'artista è un rapporto sempre che io ho da privilegiato, perché tutti coloro che hanno così con cui ho collaborato solitamente mi coinvolgono dall'inizio, e quindi io ho appunto questo privilegio e anticipazione di quello che verrà. Il disco verrà contenuto nel disco, verrà messo nel disco, brani, ascolti, preascolti, costruzioni musicali, testi che mi arrivano, no? C'è un rapporto di grande fiducia e su questo si può cominciare a instaurare un bellissimo rapporto, che poi molte volte appunto storicamente in passato veniva ovviamente filtrato dalla casa discografica. Cioè, filtrato cosa significa? Che comunque c'era un'esigenza commerciale, per cui la visibilità dell'artista era fondamentale, è un concetto, se vuoi, molto provinciale, che però ha sempre fatto vendere molti dischi, cioè il fatto di rappresentare l'artista in copertina, proprio fisicamente, con un ritratto o comunque la presenza dell'artista, ha limitato
tutta la creatività di noi grafici che progettavamo queste cose. Ti potrei citare nella storia della musica le più belle copertine dei Pink Floyd, non hanno mai in copertina il gruppo, no? Ma sono tutte opere di artisti che hanno realizzato su un concetto la loro espressione, no? Il loro modo di rappresentare quella musica. Qui per esigenze commerciali, per un fatto anche di poca internazionalità del progetto, però, perché noi comunque non dimentichiamoci che siamo un mercato italiano che nel momento in cui va all'estero ha bisogno di essere riconoscibile come artista, perché magari il tuo nome non è conosciuto, mentre un mercato internazionale arriva da noi e si può permettere di proporre una copertina come i Pet Shop Boys, che magari decidono di fare veramente una copertina monocromatica, ma il loro nome e la loro grande operazione di marketing è così forte che ci permette di cogliere questa cosa. Questo ha bloccato molte cover, molti progetti, più che li ha bloccati, li ha condizionati, quindi ha condizionato tutta una serie di bozzetti che io con altri miei colleghi, con cui parlavo proprio l'altro giorno, altri grafici importanti che hanno lavorato nella musica, condividevamo questo pensiero. Ci siamo molte volte limitati e ci sono nei nostri archivi delle copertine che forse non verranno mai viste, ma che forse sono più interessanti di quelle che sono state prodotte. Nel caso in cui ho lavorato sempre da 20 anni con Lorenzo è completamente diverso. Perché? Perché a parte il coinvolgimento, che anche con lui è iniziale, però con Lorenzo c'è uno scambio di energia che è proprio, a volte, e mi fa piacere, lo dico non con presunzione ma con serenità, a volte mi chiede delle immagini, perché non che queste siano d'aiuto nella struttura del suo progetto, ma mi dice: Sergio, dai, lavoriamo insieme, cominciamo, io ho fatto questa cosa, mandami delle cose che ti vengono in mente, io te ne mando tante altre. Lui è una miniera, è energia pura. Lui in una notte è riuscito a mandarmi, non so, 500 immagini delle più disparate, no? Da una serigrafia di Dürer a un quadro di Pollock, al cavallo, appunto, a un'installazione di Cattelan, piuttosto che a una ballerina africana. Cioè lui ha una capacità di selezionare a livello proprio intuitivo delle cose che lo emozionano, me le trasferisce, io cerco di elaborarle divertendomi, la stessa cosa faccio io, quindi c'è uno scambio non verbale che diventa molto interessante, perché nel momento in cui alcune cose si uniscono, no? Alcune cose convergono, alcune immagini le vedi che convergono in una direzione, quella può essere una strada. E questo aiuta lui, da quello che mi dice, e questo mi fa piacere, a costruirsi un progetto, e aiuta me a capire che direzione quel progetto deve prendere. A quel punto ho sviluppato un tema, presa una direzione, incomincia la ricerca vera del progetto, cioè si approfondisce in modo passionale, anche per cui ognuno con le sue conoscenze, con altri collaboratori, come che ne è nato questo tour, con tanti altri collaboratori, una serie di aspetti che sono quelli della rappresentazione appunto live di questi concetti, che magari in un disco io li riesco a chiudere perché riesco a fare un booklet di 32 pagine, ma in un concerto diluito nel tempo di 3 ore devi utilizzare degli altri mezzi e altri sistemi per raccontare queste cose. Ma guarda, affettivamente sono molto affezionato a Capo Horn, che è sempre un progetto che abbiamo fatto con Lorenzo, perché è proprio un problema affettivo, ma che mi ha permesso anche di condividere un periodo molto lungo di lavoro a New York con Lorenzo, quindi ci eravamo innamorati di questo, del Super 8 come forma espressiva, e questo ci rendeva anche liberi di girare tutta una serie di immagini che oggi oserei dire sperimentali, da cui venne fuori un lunghissimo documentario che Lorenzo poi ha chiamato Mamilla Patalla, e forse questo è l'insuccesso del documentario. No, è stato un successone. Molto interessante, perché quel linguaggio ci permetteva di essere veramente molto liberi, per cui coinvolgeva sia la parte artistica che la parte umana nostra di gruppo di lavoro che costruiva questo disco lì a New York. Era nata appena Teresa, ed è stato un progetto molto complesso a cui sono molto affezionato, perché rappresenta una parte della nostra vita,
no? Che, in cui c'è questa identità fra appunto gli artisti, fra virgolette, e gli uomini che si riuniscono e condividono tutto insieme. Guarda, è una domanda difficilissima, però ci provo. Soprattutto, cioè, l'elemento performativo non può mancare, per cui non penso che le macchine riusciranno mai a sostituire l'emozione che ti può dare appunto la performance live, anzi questo ci credo, però penso a una cosa sostanzialmente dove ci siano più artisti su un unico palco, non un palco fisico, ma la possibilità di collaborazione a distanza, ad esempio, come sono stati fatti già esperimenti a distanza di suoni che arrivano da altri spazi, non altri spazi intesi Marte, altri spazi del nostro pianeta dove la stessa cosa sta succedendo e in contemporanea si possa suonare insieme. Tecnologie avanzatissime, un'immersione totale in uno spettacolo che non deve essere più appunto solo l'ascolto, ma veramente la visione di un mondo irreale, totalmente irreale. Il messaggio del cinema, cioè io vorrei lo stupore degli uomini che hanno visto per la prima volta il cinema e che entrino in un palazzetto dello sport o in uno stadio e si stupiscano in questo modo. Anche la distribuzione degli spazi completamente diversi, non c'è più centralità, cioè non c'è più attenzione verso un unico punto, ma ci sono tanti punti, tanti spettacoli, tante cose da vedere. Questo con la tecnologia secondo me sarà possibile, ecco, questo lo vedo fra 20 anni possibilissimo, speriamo di esserci.